formazione dei laici. Presento in seguito, sotto forma di spunti luce e le ombre, le linee che orientano il nostro agire, il nostro contempo, le prospettive che abbiamo nelle quattro grandi aree della nostra vita consacrata. Pagina 7, sì, scusi. Le prospettive e linee abbiamo tagliato, sono luce e ombre, per motivo di tempo. Luce nella vita religiosa, progetto revitalizzare, è la coerenza nella vita religiosa personale, comunitaria e apostolica da parte di molti confratelli, valorizzazione della figura e della missione del direttore di casa, le due visite del padre generale in nostra provincia, la disponibilità e il trasferimento da parte di molti confratelli, celebrazione dei 90 anni dell'arrivo dei primi oblati in Brasile, apertura del processo di canonizzazione di padre Carli e la crescita della sua divulgazione fra confratelli laici nelle comunità, con la recita della preghiera per la sua canonizzazione e partecipazione agli eventi della congregazione. Ombre della vita religiosa, uscita di alcuni membri della nostra famiglia religiosa per mancanza di intesa, nel caso del padre Roberto Agostino del Collegio Bagoso, direttore, o attrazioni alla vita delle clerici diocesano, nel caso di padre Orfeo, Leone Teodoro e precedentemente padre Moacir José Silveira. Difficoltà di alcun confratello di accettare il trasferimento di posto o dell'incarico. Senso di